Tomassini, presidente del comitato Gubbio Salute e Ambiente, che si è formato pochi mesi fa per cercare di contrastare un po' questo sorgere di impianti a biomasse nel nostro territorio. Stiamo facendo una raccolta firme qua nel territorio, troverete diversi fogli in alcuni dei nostri locali. Nel brevissimo termine, il 12 di luglio, insieme con il comitato di Montelugliano, che anche lui si è trovato a contrastare una problematica molto simile, sempre di impianti a biomassa nel territorio, facciamo una riunione alla Madonna del Prato alle ore 21 il 12 di luglio, dove tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Saranno presenti i dirigenti del comune, i rappresentanti politici sia di opposizione che di governo, e niente, vi aspettiamo e speriamo di fare qualcosa di positivo per Gubbio e per il futuro. Io sono Silvia Picchi, sono presidente del comitato di Montelugliano. Questo comitato è stato fondato per l'occasione per far conoscere alla gente i problemi che ci sono in via di per le biomasse, insomma, per impianti a biomasse che sono stati costruiti sotto Monte Granelli. Ci stiamo muovendo per fare delle riunioni, per far conoscere alla gente quello che succede veramente vicino a questi impianti, per sensibilizzare la gente a capire che non è vero che questi impianti portano solo l'energia del futuro, ma portano anche disagi e problemi di salute. Per prima sono quella che tutte le volte che l'impianto è acceso vado in ospedale con i miei vicini di casa, con i miei figli, con mio marito. Abbiamo questi grossi disagi. Volevamo chiedere aiuto alla gente, abbiamo chiesto aiuto alla gente, abbiamo chiesto aiuto al comune e a tutti quanti, però non abbiamo riscontrato tante cose. Che sintomi vi dà quando dovete andare all'ospedale? Qual è il motivo? Principalmente ci danno crisi respiratorie. E io non sono allergica a niente, ma ho molte crisi respiratorie quando spesso sto una giornata fuori casa. Mio figlio, per esempio, mal di testa e vomito, l'ho portato in ospedale per questo. Se stendiamo i panni fuori, ci riempiamo di bolle, come un'allergia praticamente, quindi non sono più padrona di stendere i panni fuori. E questo è dovuto grazie a questo? E questo è dovuto alle polveri sottili che escono da questi impianti che non hanno filtri. Quest'anno che abbiamo bloccato, è stato un anno chiuso, non abbiamo avuto più problemi, nemmeno i nostri vicini che sono allergici a tante cose, anche loro, i figli di quelli piccoli, quello piccolo specialmente, è stato malissimo con queste crisi respiratorie. Il 12 di luglio alle 21 vorremmo fare una riunione con gli enti del comune e altre persone per far sapere tutto quello che succede durante una giornata vicino a un impianto a biomassa, per sensibilizzare un po', per trovare un aiuto, risolvere questo problema, perché per me è diventato un disagio grosso stare qui. Spendere tutto quello che hai per fare una casa dove non puoi stare bene, per me è diventato un problema enorme. Certo. E quindi voi state combattendo appunto che questo problema venga risolto. Sì. Stiamo combattendo, adesso ci hanno affiancato anche i ragazzi del comitato di San Marco, Gubbio Salute Ambiente, loro mi hanno dato una bella spinta, una bella spronata, perché fino adesso ho fatto, però nella mia ignoranza non so nemmeno come muovermi, ho esposto solamente i problemi al comune, però
Che non tipo abbiamo di risposta, risolto. Che tipo di risposta avete ricevuto da parte delle istituzioni comunali? Il sindaco sta cercando di darci una mano, però anche loro hanno mani legate perché tutto dipende dalla regione. La regione vi ascolta? La regione ancora no. Ancora no. Speriamo di sì. Cercheremo di parlare anche con questi della regione perché io non so più come fare. Se questo impianto riparte, io sono costretta sempre ad andare a Branca a fare le flebo di cortisone. Se non riesco magari con un Bentalan o altre cose a riuscire a sta bene. E non è il caso perché già faccio la mia cura per il tumore al seno che ho avuto qualche anno fa. E stare male così mi preoccupa. Certo. Sono preoccupata anche per la salute dei miei figli, veramente, oltre che la mia, che comunque è ragionevole.